Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, è arrivato il momento tanto atteso perché esco per ultimo. Praticamente tutti i partecipanti al fantacalcio degli youtubers sono usciti con i loro video, con la loro rosa. Io ancora non avevo fatto il video e su Instagram mi avete scritto in milioni, ma che dico in migliaia, ma che dico in migliaia, in centinaia, per chiedermi: Luca, ma la tua rosa del fantacalcio qual è? Adesso ve la dico. Prima però una piccola raccomandazione: scaricate OneFootball, sempre più video, sempre più notizie, sempre più highlights su OneFootball. Scaricate l'applicazione gratuita perché tutti gli highlights della Serie A ve li potrete guardare comodamente seduti col telefonino in mano nell'applicazione di OneFootball. Scaricate l'app, link in descrizione. Andiamo subito a vedere la mia rosa del fantacalcio. Partiamo dai portieri. Allora, premessa, all'inizio dell'asta si è deciso che un portiere, un difensore e un centrocampista si potevano comprare alle buste. Per quei pochi che non sanno cosa vuol dire che ognuno di noi aveva una busta, scriveva quanto puntava per questo giocatore e ovviamente chi aveva puntato di più prendeva il giocatore in questione. Si è partiti subito con Handanovic. Diciamo che noi non avevamo in testa di prendere Handanovic, però ci siamo fatti ingolosire, almeno spero, dal fatto che anche se Handanovic è un portiere che da qualche anno, da un paio d'anni, ogni tanto una bananina la fa, io mi tocco i maroni, ma spero che l'Inter continui ad essere una delle difese meno battute del campionato, e quindi abbiamo puntato sul fatto che l'Inter, si spera, possa prendere pochi gol. Abbiamo fatto una bella offerta per Handanovic, 61 crediti, e siamo riusciti a portare a casa il portiere dell'Inter. Poi come secondo portiere ovviamente abbiamo preso Radu, ovviamente. Poi dopo abbiamo cercato di prendere un portiere da spendere poco, che giochi sempre. Abbiamo preso Vicario dell'Empoli, quindi i nostri portieri sono Handanovic, Radu e Vicario. Faccio una premessa: essendo stato in coppia con Schalebum nel fantacalcio, quando si fa la squadra di fantacalcio in due, diciamo che un pochettino bisogna scendere sempre a compromessi, no? Magari si è preso qualche giocatore che piaceva di più a lui, magari delle volte abbiamo preso qualche giocatorino che piaceva un pochettino di più a me, quindi essendo in due bisogna scendere un pochettino a compromessi. E andando nei difensori, il primo compromesso è stato subito Mario Rui, giocatore che era partito in quarta, offriva Schale per Mario Rui. Io ne avrei fatto volentieri anche a meno di Mario Rui. Abbiamo speso 20 crediti per Mario Rui, crediti che poi dopo purtroppo ci sono mancati per prendere un mio pupillo, ovvero Darmian. Io volevo assolutamente prendere Darmian, ma poi Darmian, siccome che avevamo già speso 20 crediti per Mario Rui e 30 per Criscito, perché abbiamo preso anche Criscito, questa secondo me è una bella presa che tira anche i rigori nel Genoa, quindi difensore col visto del gol, 30 crediti per Criscito, 20 per Mario Rui, Darmian che è andato via a più di 30, non ce la siamo sentita di portarlo a casa, ma mi è scocciato parecchio. Per la difesa abbiamo optato per quasi tutti i terzini, sperando che possano fare qualche gollettino, quindi Mario Rui, Criscito, De Silvestri del Bologna, che 2-3 gol all'anno è uno che di solito li fa, Rogerio del Sassuolo, Fares, Gulam, Venuti e Magnani. Secondo me, insomma, quasi tutti i terzini sono, secondo me qualche gollettino ci può scappare da De Silvestri, da Criscito che è un rigorista, insomma è una difesa senza infamia e senza lode, non ci sono grandi nomi, però c'è tutta gente che gioca e ci sono dei bei terzini anche di spinta che io spero possano regalarci qualche assist e qualche gol. Veniamo al centrocampo, anche qui c'era un giocatore prelibato da vincere, da prendere alle buste, ovvero Mkhitaryan, e ce lo siamo aggiudicati. Io ho fatto due buste, c'erano due giocatori che volevo alle buste e li ho presi entrambi. Per Mkhitaryan abbiamo offerto 87 crediti e ce lo siamo portati a casa. Mkhitaryan è un centrocampista, ma è
è quasi un attaccante perché è un centrocampista col forte vizio del gol, è un centrocampista che potrebbe anche segnare 8-10 gol, quindi assolutamente una bellissima presa secondo me. Tonino Candreva a 20 abbiamo preso, sperando che possa fare qualche cross buono e qualche assist. Marcellino Panevino Brozovic abbiamo preso, poi abbiamo preso Mandragora del Torino, Dominguez. Ho voluto puntare su due panchinari dell'Inter che secondo me quest'anno troveranno spazio, ovvero Sensi e Vidal. E poi c'è questa scommessa che ha voluto fare Schale con Anguissa del Napoli. Non sono riuscito a prendere Çalhanoğlu, che se non sbaglio me l'ha fregato Paolo Bonolis, con mio grande dispiacere, anche perché comunque nel momento in cui noi avevamo speso 87 crediti per Mkhitaryan, anche Çalhanoğlu è andato via a parecchi soldi, nel momento in cui abbiamo fatto la scelta di puntare forte su Mkhitaryan, purtroppo Çalhanoğlu non potevamo prenderlo, insomma dopo non ci rimanevano i soldi per l'attacco. Quindi il centrocampo mi piace, ve lo rileggo: Mkhitaryan, Candreva, Brozovic, Mandragora, Dominguez, Sensi, Vidal e Anguissa. Andiamo agli attaccanti. Gli attaccanti, l'attacco non mi fa impazzire, dico la verità. Avevamo degli obiettivi che non siamo riusciti a prendere. Immobile era inavvicinabile, è andato via a 200 e passa crediti. Noi ci siamo presentati nel momento dell'asta degli attaccanti con 197 crediti a disposizione. Immobile è andato via a 200 e passa, quindi era inavvicinabile. Schale voleva Osimhen a tutti i costi, ma anche quello è andato via a un prezzo altissimo. Sono contento di non averlo preso perché io non stravedo per Osimhen. Volevamo Abraham, ma anche quello è andato via a un prezzo altissimo e non siamo riusciti a prenderlo. Il primo attaccante che abbiamo preso è Politano. Come sempre i napoletani, quando sentono Politano, non so, sembra che parlino di Maradona. Schale è partito 1, 2, 5, 10, 20. Io che tentavo di fermarlo a tutti i costi, che già non avevamo preso nessuno degli obiettivi che ci eravamo prestabiliti. Insomma, alla fine Schale, boom, è partito in quarta e si è portato a casa Politano a 30 crediti. Sapete che io non è che sia un grande stimatore di Politano, però ci siamo portati a casa Politano. Ci siamo portati a casa Belotti, che spero ritorni ora dall'infortunio, dovrebbe ritornare o questa partita o quella dopo. Di solito Belotti una quindicina di gol, si spera che li faccia. Anche qui non sono rimasto entusiasta della presa, però anche qui Schale era partito in bomba per Belotti e l'abbiamo portato a casa a 66. Dopodiché gli ho detto: Schale, fermati, mi hai fatto prendere Politano, mi hai fatto prendere Belotti, stat calmo, mo faccio io. E ho preso Ibrahimovic a 80, che secondo me Ibrahimovic, anche se è un vecchietto, la sua parte la fa sempre, insomma, sperando che non abbia infortuni. Però se ragiono non da fantacalcista e da tifoso dell'Inter, se Ibrahimovic non segna, ma che cazzo me ne frega, va bene lo stesso. Poi abbiamo preso, visto che avevamo speso 30 per Politano, 66 per Belotti, 80 per Ibrahimovic, e salvo infortuni, squalifiche o robe varie, questi tre saranno gli attaccanti che giocheranno sempre, immagino, Belotti, Politano e Ibrahimovic. Poi con i pochissimi crediti che c'erano rimasti 11 crediti, abbiamo preso tre scommesse: Pinamonti nell'Empoli, sperando che possa trovare spazio, a 3 crediti. Caprari, che torna a giocare con Di Francesco al posto di Zaccagni, dovrebbe giocare nel Verona. E Ghiasi, che è quello lì dello Spezia, a 2 crediti. Quindi vi ribadisco l'attacco: Politano, Belotti, Ibrahimovic, Pinamonti, Caprari, Ghiasi, spero di pronunciarlo giusto. La nostra squadra si chiama Mignottingham Forest. Adesso ragazzi, che sapete la rosa del mio fantacalcio, mi interessa sapere la vostra opinione. Nei commenti scrivetemi se vi piace, se non vi piace, se questa squadra può andare lontano, se è una chiavica, qual è il reparto che vi piace di più. Io sono molto contento del centrocampo, ad esempio, sono moderatamente soddisfatto della difesa, sono molto perplesso sull'attacco, quindi scrivetemi la vostra opinione, se vi piace di più l'attacco, la difesa, eccetera, eccetera.
Mi raccomando, commenti perché mi interessa la vostra opinione, perché sono curioso, da non esperto di fantacalcio, di cercare di capire dai vostri commenti se la mia squadra è una chiavica o se può avere qualche speranza. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!